sono tante guerre, tante preoccupazioni nel mondo. Ecco, qual è il messaggio che si può dare in questo momento? Quale potrebbe essere l'elemento che possa far raccogliere in tutti quel senso di pace? Il Santo Padre parla abbastanza, non sono il suo portavoce, non posso parlare al suo nome, ma quello che vedo è il suo impegno quotidiano ovunque per la pace nel mondo, e che sia in Africa. Non c'è nessun luogo dove c'è una difficoltà di pace che il Santo Padre non evoca, sia durante l'udienza del mercoledì, sia durante l'Angelus della domenica. Sempre prega e chiede, richiede la pace. A volte alcuni lo criticano perché non prende posizione, ma se vogliamo la pace dobbiamo rispettare tutti. Anche chi fa del male ha bisogno di essere di uno sguardo di rispetto, e questo sguardo di rispetto può aiutare a fare un cammino verso la pace. Ma la pace, come lui dice anche stesso, inizia dallo sguardo che abbiamo gli uni verso gli altri, uno sguardo di rispetto, uno sguardo anche di misericordia, perché lui ha preso questa immagine, no? L'icona del buon samaritano, è per questo che ci ha dato nell'enciclica Fratelli Tutti, che ciascuno di noi sia un buon samaritano per gli altri, perché nella vita, molti nella vita, infatti sono dei feriti, sono lungo la strada, aspettando qualcuno che viene con le parole e con lo sguardo a lenire le ferite che hanno nel corpo o nel cuore o nella memoria, e con una buona comunicazione già possiamo essere questo balsamo, questo olio che guarisce, che lenisce i dolori dei fratelli e sorelle. E io vi auguro veramente questo, che prendiamo cura delle nostre parole, del nostro sguardo, per fare del bene agli altri e per aiutare tutti quelli che sono feriti a ritrovare la via della salute, della guarigione. Grazie.